Anche Nicotera si candida a diventare città della legalità. Lo slogan è stato coniato da leader del movimento Ammazzateci tutti nell'incontro al Liceo Classico, un incontro che nel corso del quale Aldo Pecora ha annunciato anche a Nicotera è nata una sede del movimento antimafia dei ragazzi di Locri. Vediamo il servizio. Alla manifestazione del movimento Ammazzateci tutti, insieme ad Aldo Pecora, c'erano soprattutto tantissimi studenti. Sono gli allievi del liceo di Nicotera che in tutti questi mesi hanno studiato il fenomeno criminale, imparando a conoscere più direttamente e meglio gli eroi di questa guerra di mafia senza fine. Il generale della Chiesa, i magistrati Falcone e Borsellino e quanti altri ancora, magari eroi minori, hanno scritto con la propria vita la storia della lotta dello Stato alla criminalità organizzata. Una lotta impari perché mai come oggi l''ndrangheta ha assunto il potere di una multinazionale che vanta un bilancio enorme ed un peso nel controllo di uomini e coscienze da far impallidire il mondo. Protagonista di questo incontro, insieme ad Aldo Pecora, c'era anche lo scrittore italoamericano Antonio Nicaso, coautore, insieme al giudice Gratteri, di un libro che la Mondadori ha distribuito in tutto il mondo e da cui viene fuori lo spaccato reale di questa realtà criminale. Solo i ragazzi possono arginare la mafia, ha ripetuto con coraggio lo scrittore Nicaso, perché solo loro hanno ancora la libertà di pensare ad un futuro pulito. La 'ndrangheta ha grande liquidità, ha quasi il monopolio della cocaina in Europa e quindi non ha il problema di accumulare reddito, ma di giustificare la ricchezza. La 'ndrangheta è riuscita a insediarsi nei paesi di produzione come la Colombia, ha rapporti privilegiati con i cartelli messicani e quindi riesce a spuntare prezzi molto bassi rispetto alle altre organizzazioni. E quindi praticamente è quella che fornisce la cocaina a Cosa Nostra, alla Camorra ed a un